Siamo con Federico Pizzarotti, padrone di casa di questa 38esima Assemblea Nazionale dell'ANCI, sindaco di Parma e vicepresidente dell'ANCI Nazionale. Quest'anno, ma anche l'anno scorso, Parma è città della cultura e volevamo chiedere subito che ruolo ha la cultura nei capoluogo di provincia e in particolare nello sviluppo economico dell'Italia. Ma la cultura riveste un ruolo fondamentale, lo abbiamo visto anche durante la pandemia, uno dei settori più colpiti, ma anche uno, come dire, di quei settori che ci può dare la chiave di lettura per superare la pandemia, per imparare quello che vuol dire, come dire, affrontare un tema sociale e sanitario, se non con la cultura. La cultura, noi abbiamo fatto anche un seminario che si svolgerà tra l'altro a breve, la cultura che cura, cioè far capire come non tanto l'arte, ma la comprensione della società che ci circonda sia fondamentale per la crescita delle comunità e del paese. Quindi, oltre alla parte, diciamo, più artistica, si tante volte sottovaluta la cultura delle biblioteche, la cultura diffusa, fatta nei quartieri, che altrettanto cultura fa crescere e contribuisce a far crescere le città. In effetti anche nel PNRR uno degli aspetti fondamentali dello sviluppo dell'Italia, della ripresa e della rinascita è anche il tema culturale. Allora la domanda è: all'interno del PNRR, così come concepito oggi, quali sono le opportunità e quali sono anche eventualmente le criticità che anche da vicepresidente nazionale lei può individuare? Ma fatemi fare una battuta che ormai faccio ogni volta, che è quando capiremo esattamente come fruire delle risorse del PNRR, perché una delle criticità emerse anche all'interno, come dire, della nostra assemblea è avere tempi certi, avere modalità certe, uguali per tutti, per poter spendere le risorse. A oggi non si capisce se saranno fondi che passano attraverso le regioni, pensando ovviamente a quelli che dovranno essere spesi dai comuni, attraverso le regioni, direttamente ai comuni, attraverso dei bandi, con delle modalità che non sono ancora chiare. Se vogliamo riuscire a spenderli, dobbiamo avere delle misure chiare. Poi i comuni sapranno, come dire, essere in grado di utilizzarle al meglio per far crescere la propria comunità. Ma oggi trovo che questo sia un problema. Se vogliamo appaltare entro il 23, diciamo che dobbiamo già correre. Ecco, proprio uno dei temi è il personale e dobbiamo ricordare una cosa importante, che il sindaco Pizzarotti, dopo l'alluvione che ha colpito Parma, ha deciso di fare un investimento nel personale ed è l'unico capoluogo della regione Emilia-Romagna, ma penso a livello nazionale, non capoluogo di regione, che ha una struttura dedicata alla protezione civile, con un dirigente, con uno staff che riferisce al sindaco. Ecco, ci può parlare anche di questa esperienza? Ma io penso che anche attraverso la possibilità data dalla nuova legge di protezione civile nazionale, che è comunque passata attraverso la nostra commissione, quindi il fatto di avere regole più certe, responsabilità suddivise in un modo, come dire, più chiaro rispetto a quello che erano le norme del passato, abbiamo fatto una scelta in cui non solo c'è una struttura, ma tutti hanno fatto un corso da disaster manager a seconda del livello per avere anche la formazione adeguata per coordinare gli altri settori del comune, perché è evidente che non c'è un organico, come dire, di decine di persone, ma proporzionale alla problematica delle assunzioni comunali. Se vogliamo spendere il PNRR e vogliamo avere delle strutture adeguate di protezione civile come negli altri comparti, ad esempio la polizia locale dei nostri comuni, dobbiamo avere la possibilità di assumere, avere risorse e magari anche delle norme adeguate. Senza avere il personale che questi atti li mette in fila, vuol dire non riuscire a spendere. La ringrazio infinitamente, sindaco, e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.